ognuno di noi cerca sempre una risposta per la propria giornata in merito al proprio futuro. Chi guarda l'oroscopo oppure chi si affida a persone del settore, quali cartomanti oppure persone che possono indicare il futuro attraverso delle loro competenze particolari. Ma se vi dicessi che in ognuno di noi è già scritto il nostro futuro? Dovete sapere infatti che esiste una materia che è chiamata numerologia. Questa materia permette lo studio dei numeri e l'interazione che ha con le caratteristiche tra oggetti e azioni umane. Questa materia, numerologia, esiste dai tempi antichi fino a Pitagora ed è una materia che è stata abbinata alla matematica, ma ormai è considerata come una pseudoscienza. Dovete sapere infatti che nonostante non ci siano prove che sostengono appunto le teorie scientifiche di questa materia, oggi ci sono nuove strumentazioni che ci permettono di affrontare la materia in modo da un punto di vista differente. Lo sviluppo di questa materia infatti è abbinabile un po' come è accaduto all'astrologia in merito all'astronomia oppure all'alchimia rispetto alla chimica. Nel Rinascimento infatti questa numerologia era presa molto in considerazione in merito all'architettura, alle arti creative ed era molto specifica, però durante il tempo è arrivata nell'epoca moderna molto sintetizzata. I procedimenti di questa tecnica sono numerosi e diversi. Uno dei più semplici è quello di comparare le lettere e i numeri che una persona o un oggetto ha, quindi per esempio il nome, il cognome e la data di nascita, comparato a delle tabelle, dove appunto poi alla fine, facendo dei particolari calcoli, si arriva a un risultato numerico e questo risultato porta a dei significati molto particolari e molto intensi, quali possono essere la predisposizione a un'eventuale attitudine, la persona come è di carattere o cosa gli aspetta nel futuro. Questi sono aspetti che possono poi portare a un'introspezione psichica stessa del soggetto. Il fascino misterioso dei numeri attraversa i secoli, fin dai tempi di Pitagora, dove si abbina il numero alla materia. E se la materia può essere codificata, come possiamo noi tradurre oggi, possiamo anche codificare i sentimenti, la personalità, fino alle proprie attitudini psicologiche. Ma, al di là delle varie teorie in merito alla sua origine, il grande filosofo e matematico Pitagora è riconosciuto universalmente come padre fondatore della numerologia. Egli infatti sosteneva che la realtà è matematica, cioè l'ordine è stato creato dal caos attraverso i numeri. Ecco il principio su cui si basa la nascita della numerologia. I numerologi, infatti, affermano che tutto, anche ciò che è astratto, possa essere ridotto ad unità numerica, dando poi uno specifico significato ad ognuna di essa. Gli insegnamenti di Pitagora furono ripresi da Platone e infine rafforzati dagli scritti della Cabala ebraica, arrivando quindi ai giorni nostri. Da secoli i matematici portano alla luce teorie che portano la simmetria delle forme geometriche della materia abbinandole ai numeri, abbinando il microcosmo che è l'uomo al macrocosmo che è l'universo. Questa relazione porta anche alla famosa teoria del tutto, quindi alla trasformazione di tutto ciò che noi conosciamo oggi attraverso una formulazione numerica, quindi anche alla codifica di noi stessi in modo tale che questo porti anche a un'armonia con tutto ciò che noi siamo e da cui noi proveniamo. Possiamo quindi affermare che la numerologia ci aiuta a collimare il mondo visibile da quello invisibile. La nostra data di nascita, il nostro nome, il nostro cognome sono alla fine la parte più intima di noi stessi. Queste affermazioni ci arrivano da tempi antichi, in tutte le culture ci sono delle prove di questa forma di divinazione sotto un certo punto di vista che ha radici veramente antiche.
si pensa addirittura prima della scrittura stessa. Ci sono varie testimonianze in Egitto, in Cina, in India. A volte vengono ipotizzate anche varie sue sfaccettature in merito alla sua origine persino nella terra di Atlantide. Ma per capire meglio come funziona questo metodo al giorno d'oggi, come viene sfruttato e in che modo può esserci utile nel nostro quotidiano, siamo andati da un'esperta del settore. Siamo andati a Grinzano di Cervere da un'esperta che ci può aiutare a far capire in pratica come funziona questo metodo.